1. Non tutto il male viene per nuocere. Cambia punto di vista. A guardar bene, mi stanno proprio bene. Mi danno un'aria più interessante. 2. Domandati, come posso utilizzare le mie qualità per superare questo momento? La risposta è... Ma intanto domandatelo. 3. Dedicati al tuo benessere. Medita. Mangia sano. Prenditi cura di te. Ciao. Ciò di cui hai bisogno è un goccio di ascolto. Tu hai bisogno di ascolto e io sono qui per ascoltarti. Tranquilla, è per mostrarti che sono vigile, attenta e ti ascolto. Pronta? Via! Allora, non ti senti già meglio? Io sì. Gentile signora, ci rammarica doverle comunicare che la nostra lunga, fruttuosa e preziosa collaborazione si concluderà a breve. Comprendiamo bene di darle un dolore, ma sappia che questa decisione addolora anche noi. Siamo certi che saprà contare sulla sua capacità di resilienza. Con profonda stima la direzione. Resilienza, resilienza. Resilienza e basta con questa parola, non se ne può più. È resilienza di qua, resilienza di là, resilienza dell'aldilà, ma c'è da morire. Intanto io trauma ed è dolore, smarrimento, collera, rabbia, ira. Ah! Calma, qui ci vuole la... Questa poi, l'autostima non le manca, ma che provincialismo. Proviamo con l'internazionalismo. Forse questo sì. Devo
devo fare silenzio dentro di me. Eppure sento quella vocina. Non ce la farai mai. Non ce la farai mai. Non ce la farai mai. Residente, residuo, resina, residente, residuo, resina, residuo, LMN, resina. Eh no, resilienza non c'è. ...1925. 100 anni fa la resilienza non c'era. 100 anni fa c'era una dittatura. Ma di che mi lamento? 100 anni fa c'era la donna che non aveva un lavoro o se lo aveva veniva licenziata in caso di matrimonio o di maternità. Le leggi non le facevano certo le donne. 100 anni fa il diritto al voto per loro non c'era. Di passi avanti ne abbiamo fatti, anche se non ancora abbastanza. Però 100 anni fa c'era mia nonna. E le ne ha passate. Prima guerra mondiale. Poi perdita di un figlio piccolo. Seconda guerra mondiale. La casa distrutta da un bombardamento, fame, povertà, la ripresa e poi vedovanza, malattia e morte. Ma che forza, mia nonna! E che cosa mi avrebbe detto mia nonna ora? Resilienza, tesoro? No, di certo. Piuttosto si chiude una porta e si apre un portone. Sì, nonna, ma sai che chi lascia la vecchia via per la nuova sa ciò che lascia ma non ciò che trova. E tu, chi trova un amico, trova un tesoro. Sì, nonna, ma a volte è meglio soli che male accompagnati. E tu diresti, l'unione fa la forza. Sì, e chi fa da sé fa per tre. E io l'ho fatto, nonna. Nonna, mi hai fatto ricordare di quella volta in cui ce l'ho fatta. Il flessibile si era rotto e si era allagata la casa. Mi piego ma non mi spezzo, a volte non vale. L'acqua saliva, saliva. E l'ansia saliva, saliva, e io stavo soffocando. Ma poi ho chiuso l'acqua e interrotto l'affogamento. Ho scaricato tutto, ho svitato il pezzo rotto e l'ho sostituito con uno nuovo. Fatto! Ce l'ho fatta! È questa la resilienza? Ma un po' troppo semplice e banale. Come quello che ti dicono tutti. Dai, su, non ti abbattere. Fai sport. Sorridi. Sorridi. Come hai fatto tu, zio, quella volta che avevi già più di 80 anni. Hai tentato di farti fuori ingurgitando delle pillole. E quando ti sei risvegliato hai detto, non li fanno più i Tavor di una volta. Già, ridere. Sempre. Non è così facile chiudere il rubinetto del dolore. Come si fa? Come si fa a riemergere dalle tenebre? Come? Non so, forse dovremmo pensarci come piante che se anche perdono un pezzo, una foglia, un pezzo di corteccia che le proteggeva, sopravvivono. Anche se perdono, sopravvivono, germogliano, rinascono e vivono. Sì,
non tutto il male viene per nuocere. Contestabile direzione. Se per ora sono disoccupata, per ora sono qui. Qui e ora sopravvivo. Qui e ora. Come il teatro. Punto. Anzi, punto esclamativo.